Allora, il fucile va tenuto così, guarda. Ecco, con due mani poi forza. Mettiti qua, in posizione di... facciamo una cosa, dai, fammi vedere quello che sai fare. Dopo ti corro. Dai, fammi vedere quello che sai fare. Ma tu lo sai fare? Non ho capito. Ma tu lo sai fare questo gesto? Sì. Ti ripeto un'altra Sì. volta la domanda. Tu lo sai fare? Tu lo sai che faccio Sì. fucile? Vai. Di prima, come quando giochi di prima. Facciamo un altro giochetto. Carica il fucile, Sì. tu adesso fai due o tre piattelli fatti. Dopo apriamo gli occhi. Dammi il fucile, mettiti là. No, mettiti là così. Via! Così. Ecco, così qua si vede, mi hai detto che non hai bevuto la grappa, vieni, no, dico il corpo, pull, vai. Un attimo che ti spiego, via, Con una mano. Dove hai sparato? Sotto. Basso e a sinistra, secondo. Grande. Coprilo. Ora uno. Vai. Bene. Vai con un Fermati. braccio. Hai capito cosa volevo dire con perché una mano... Se ti vedono ti... era qui, era non è più. Sei sempre attaccato, dai. Fermo, lo sai che lo devi coprire. Pull. Ma vai. La natura del tiro a volo è o pan, se tu fai o inizia a pensare, a seguire, no, già che metti il tempo o pan e la natura ce l'hai dentro, se tu fai o pan non è più natura. Sei dopo tu che vai a pensare a sparare. Esatto, sei tu che devi pensare a pensare diventa difficoltà. Ma vai, questo l'hai preso proprio in pieno in mezzo. Ma vai, no. Non è più facile, capito? Vai. Scusa, se tu hai un compito in classe, che ti danno un'ora per fare il compito in classe? Perché la consegna dopo mezz'ora? Eh? Perché la consegna dopo mezz'ora? No,
se è scuro puoi consegnare anche dopo mezz'ora, ma siccome qua io ti voglio far capire che è il tempo di mirarlo e stramirarlo, capitemi, no? Qualche decimo in più, eh? E qui ci metti con calma? Sì, no, ho sentito che ho fatto così invece che così. Ci voleva tanto? Ma vai di prima, tutte le volte così. No. Ma vai. Ma vai.